Negli episodi precedenti. La maggior parte degli omicidi più grande del mondo. Città fantasma. Dei posti più inospitali della Terra. Questo è pazzesco. Vita che aspettavo questo momento. Io sono seduto dove era seduto Ryan. Il cancello per la strada per raggiungere le case è chiuso. Quel tizio lì ci ha detto di andare a cercare su internet Lady Gaga's homeless boyfriend. È veramente... È la famosa casa di Anna... Probabilmente nell'universo americano la parola California insieme a New York è la parola che ci fa viaggiare di più con la fantasia. Palme, spiagge infinite, tramonti incredibili e altrettanti paesaggi. Ma per quanto mi riguarda, appena sento la parola California, la prima cosa che mi viene in mente è una sigla. California, here we come. Sì, diciamo che sono passati anche 20 anni. Amici, bentornati a Los Angeles, precisamente siamo a Redondo Beach e per tutti quelli che sono nati negli anni 90, nei primi anni 90, vi sblocco un ricordo veramente, veramente nostalgico. Tanto ci sono cose strane qua. Dimentico sempre che in America si apre contro la porta. Sì, cioè ci sediamo proprio lì. Ebbene sì, questo è proprio il posto. Io sono seduto dove era seduto Ryan. E lei è seduta dove era seduto Seth Cohen. Una foto? Sì, proprio quella. E infatti lì si può notare come questo è il posto ufficiale dove hanno girato molte scene di The Hostage. E ovviamente non potevamo non mangiare proprio dove erano seduti i protagonisti di Hostage. Per chi non sapesse di che cosa sto parlando, o siete troppo giovani o troppo grandi, perché The Hostage è ormai un cult per gli adolescenti degli anni 2000. Infatti nel 2003 la Fox fa uscire questo telefilm di ragazzi californiani che segnerà una generazione intera, a tal punto che appena si sentiva la parola California qualcuno puntualmente urlava. Che emozione, è veramente un'emozione nostalgica. E invece questo è proprio il tavolo dove Ryan dava il pugno. Sai cosa mi piace dei figli di papà? Niente. E qua invece c'era la porta, questa è la porta dove Seth Cohen metteva lo skateboard e Ryan prendeva la bici per scappare. E questo invece è il pontile dove hanno girato altrettante scene, dove la più iconica, la più famosa, quella che magari vi ricorderete un po' tutti, è quella dove Ryan è in bicicletta con Marissa dietro, quella sicuro sblocca un casino di ricordi. Mamma mia, comunque che nostalgia quei momenti, quei tempi, che ricordi. Comunque, ci siamo spostati perché la serie è sì ambientata a Orange County, in particolare a Newport Beach, ma in realtà è girata in varie zone di Los Angeles. Prima eravamo a Redondo Beach, adesso ci siamo spostati in una zona che si chiama Palos Verde, perché c'è un altro set. Right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war. Gotta get us to the show. California, here we come. Right back where we started from. Bello, vero? Non so se ve lo ricordate, ma questo era il set dove hanno girato il matrimonio fra Julie Cooper, che era la mamma di Marissa, con quel signore pelato, Caleb, quello riccone, dove ogni film che ho visto fare da lui faceva sempre il solito ruolo, ovvero quello del riccone. E comunque è posto molto carino. Per sposarmi. Ma ora ci spostiamo ancora e andiamo a vedere un altro set. Hands up, play my song, moving my hand like yeah. Yeah, it's the party in the USA. Allora amici, siamo venuti fin qua, siamo a Malibu con una vista, devo dire, spettacolare da qua sopra, perché qua dovrebbero esserci i set delle case di Marissa e Seth Cohen. Ed essendo case private, ovviamente il cancello per la strada per raggiungere le case è chiuso. E non so se andare ad esplorare oppure cercare delle altre zone per vederle da su. Ora vediamo, ora studiamo, perché qualcosa vi devo far vedere. Saliamo per le colline del... Sì, al massimo ci cacciano. Ok, forse abbiamo trovato un punto da dove si vedono. Quelle? Ma non quelle?
Là, eccole. Cazzo, il cancello è aperto. Cazzo. Ma sta chiudendo. Che ridere, mi sento proprio un paparazzo. Però per voi facciamo questo ed altro. Praticamente quella là, casa di Marissa. Quella coi mattoni sopra era la casa che non c'entrava niente, ma c'era la dépendance di Ryan, che qualche anno fa è andata distrutta per un incendio. E poi quella a destra lì dovrebbe essere la casa di Seth Cohen. So che non è molto, però ora provo. Provo a far volare il drone, così ci andiamo un po' più vicino. Ok, qualcosa l'abbiamo vista. Spero che vi basti anche a voi. A noi ci è bastato. Adesso scappiamo da questa zona perché siamo molto illegali. Ma non è finita qui, perché a soli 5 minuti da quelle case c'è un'altra casa che è stata il set di una famosissima serie, che però seguivano più le ragazze. Quindi andiamo lì per Ilenia e per tutte quelle della sua generazione. Sei emozionata? Sì. Sulle spiagge di Malibu. Questa, le ragazze dai 20 ai 30 dovrebbero riconoscerla, è la famosa casa di Hannah Montana. Che spettacolo. Madonna, comunque proprio una bella casa, oh. Ora ce ne andiamo perché sembriamo degli stalker, perché anche questa è una casa privata. Ileni è felicissima, però per oggi basta fare i guardoni. Che figata deve essere. Tu vivi là, poi fai due passi e sei qua nell'oceano. Spettacolo. Ultima sorpresa della giornata. Praticamente quel tizio lì ci ha detto di andare a cercare su internet Lady Gaga's homeless boyfriend, e noi siamo andati a cercare. È veramente lui. C'è lui. Guarda. Ed è proprio lui. Le cose strane dell'America, oh. Ah, comunque, che giornata. Veramente ci ha riportato alla mente dei ricordi di infanzia e di adolescenza. Top. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se anche a voi vi ha riportato alla mente dei vecchi ricordi particolari della vostra adolescenza. Che dirvi, noi ci vediamo al prossimo episodio americano. Ricordatevi che vi voglio sempre bene. Ciao. Nel prossimo episodio. Thank you.